Quando nel 1612 a Traunstein la prima birra lasciò il locale di cottura, ebbe inizio la storia della Hofbräuhaus Traunstein. Ma quanto è bello da noi! Cielo sereno, le montagne, il nostro paesaggio bavarese da cartolina. Ecco come appare. E che umanità! La birra fa parte delle bevande più antiche della storia del mondo. Secondo la tradizione, deve essere apparsa circa 6.000 anni fa nella terra dei Sumeri, l'attuale territorio dell'Iraq, quando una persona piuttosto intelligente sviluppò la ricetta per la prima birra. A quel tempo erano sufficienti orzo ed emma, un grano particolare per soddisfare le richieste del palato. Circa 1.000 anni dopo, gli Egizi riuscirono a preparare una birra conservabile. Alle nostre latitudini, la birra apparve solo 1500 anni prima della nascita di Cristo e fu apprezzata particolarmente per il suo effetto inebriante. I piccoli effetti collaterali vennero accettati già allora. Beh, vi dico, una roba terribile! Un'importante svolta nella storia della birra fu l'anno 1516, quando il duca Guglielmo IV a Ingolstadt, nel giorno di San Giorgio, emanò il decreto di purezza bavarese. Da allora, per la fabbricazione della birra dovevano essere utilizzati solo acqua, luppolo, malto e lievito. La salina di Traunstein portò a una rapida ascesa della sovrana fabbrica di birra, perché la gente che lavorava il sale aveva gole assetate. Il principe elettore pretese il monopolio della birra Weiss. I guadagni servirono a ripianare il bilancio. Sale e birra. Una storia di successo a Traunstein. Sì, sì, il principe Massimiliano I di Wittelsbach sapeva della sete di birra dei suoi sudditi di Traunstein quando nel 1612, nel cuore del Chiemgau, fondò la Weisse Brauhaus, l'attuale Hofbräuhaus Traunstein. Nel grande incendio del 1704, la Weisse Brauhaus sarebbe stata quasi distrutta se le fiamme non fossero state spente a secchiate di birra. Seguì il tempo in cui la fabbrica cambiò spesso proprietari, finché infine, nel 1840, l'avvocato dottor Alois Hutter ottenne in eredità il diritto di taverna insieme al diritto di cottura. Fino al 1896 la Hofbräuhaus doveva rimanere in possesso di Hutter. Poiché il dottor Alois Hutter non aveva discendenti, Peter Seiler, proprietario di una birreria a Lauingen e padre di tre figli e una figlia, nel 1896 poté acquistare la fabbrica. Produzione della birra come felice sintesi della moderna tecnica ed alta qualità tra progresso e tradizione. Dietro la costante crescita stanno persone positive, ricche di idee, con tenacia, cuore e cervello. La Hofbräuhaus Traunstein è sinonimo di perfezione, dalla materia prima al prodotto finito, e già nel 1995 fu una delle prime birrerie ad ottenere la certificazione DIN ISO, secondo le severe normative di gestione della qualità. Perciò, anche il più importante degli ingredienti della birra, il luppolo, viene dai nostri campi nell'Allertau e viene controllato personalmente dalla semina al raccolto dalla birreria.
Questo luppolo aromatico, acqua di sorgente purissima delle montagne di Traunstein e ottimo malto delle malterie bavaresi sono gli ingredienti per la birra, ovviamente prodotta secondo il decreto di purezza bavarese del 1516. Circa 100.000 ettolitri di birra Weiss, Chiara e Pils durante l'anno vengono macinati, ammostati, purificati, bolliti e raffreddati nel locale di cottura. Tutte le fasi di produzione vengono controllate dai computer, ma sono guidate dai nostri birrai. La sofisticatica di Mag garantisce la costante qualità e disponibilità della nostra birra. Solo ciò che regge ai rigorosi criteri di valutazione della nostra azienda merita il nome Hofbräuhaus e da quando esiste la fabbrica di birra, la sua qualità viene premiata. Oltre 100 medaglie d'oro e d'argento all'esame DLG, il test sulla birra più duro del mondo, e la vittoria dell'European Beer Star dimostrano lo standard di qualità assoluta della Hofbräuhaus Traunstein. Ciò che è stato prodotto con pazienza e fatica viene imbottigliato alla massima velocità e in condizioni igieniche rigorose. Una vera rarità è la nostra birra in botti di legno. Ancora oggi imbottigliamo il prodotto tradizionale per i nostri clienti con cura a mano, come centinaia di anni fa, con garanzia di freschezza. A proposito, come prima birreria al mondo, la Hofbräuhaus Traunstein nel 1982 ha presentato la birra Weiss alla spina. Le migliori aziende del luogo sono fra i nostri partner, ed è così da secoli. Insieme vengono sviluppati e realizzati con successo piani di marketing e strategie innovative. Dove vedete Hofbräuhaus Traunstein, lì ricevete anche la qualità Hofbräuhaus. Al posto di una lunga teoria, Hofbräuhaus Traunstein passa all'attuazione pratica. Un partner speciale con l'occhio sui suoi clienti. Idee creative, ottime birre e gente che riempie il lavoro di vita. La nostra comunità di sostenitori diventa sempre più grande, e non solo da noi, ma fra gli amanti della birra in tutto il mondo. Oltre al moderno parco veicoli, viene ancora oggi consegnata personalmente con il carro a cavalli, un pezzo di viva tradizione. Per i nostri clienti camminiamo addirittura sull'acqua. Se c'è qualcosa, siamo sempre lì. Il nostro servizio non finisce con la fornitura di birra e bicchieri. Con la nostra esperienza pluriennale e solidi partner, sosteniamo eventi di ogni tipo. Andiamo! I manager della nostra fabbrica, del resto, non sono anonimi capi in vestito grigio, ma persone con voglia di divertirsi, che non si tirano indietro di fronte a situazioni insolite. Vivi e lascia vivere. Sì, questa è la cultura bavarese, piena di gioia di vivere e figlia della birra. Grazie a Dio, l'ora di esercitazione è finita. Le prime due o tre volte portare la botte su per la montagna mi rendeva orgoglioso. Era un divertimento enorme. Ma adesso sono gli altri a ridere. Oh, l'acqua! Non vedo l'ora di bere la birra. Hans, a vedere. Ciao, Hans. Che c'è?
Sì, per il festival di musica. Sì, certo, passo subito per metterci d'accordo. È stappata! Da noi ognuno fa quello che sa fare meglio. Questo siamo una potenza mondiale. Per la birra, naturalmente. Sì, l'amore per l'arte della birra artigianale, per i dettagli e per la tradizione, questo ce l'abbiamo nel sangue. Ma per il resto siamo scatenati. Può ben dirlo, ma va bene. Ricerca, visione, la vastità del mondo. Ma cos'è in confronto a un Biergarten quando il giorno si trasforma in notte? Il sole splende attraverso le foglie e i boccali mandano bagliori dorati. La Hofbräuhaus Traunstein, nella sua tradizione di 400 anni, è rimasta fedele alla cultura bavarese originale e incarna più di ogni altra azienda il rapporto con i clienti, professionalità e gioia di vivere. Non sperperate nel bere tutti i vostri soldi, piuttosto compratevi la birra. Ci sono persone che fanno la differenza. Ognuno al suo posto per la Hofbräuhaus. Sì, da noi c'è umanità. Cento anni.